Hamas, sigla che in arabo significa Movimento Islamico di Resistenza, è l'organizzazione politica e militare palestinese che dal 2006 governa la striscia di Gaza, in cui vivono 2 milioni di persone. Nata nel 1987, durante la prima intifada, Hamas si ispira alla dottrina religiosa fondamentalista e porta avanti la jihad contro Israele. Due elementi che l'hanno sempre opposta a Fatah, il partito storico, fondato da Yasser Arafat e ancora formalmente alla guida dell'autorità nazionale palestinese. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e altri paesi occidentali l'hanno definita organizzazione terroristica. Legata alla rete salafita dei Fratelli Musulmani, la stessa ideologia da cui è scaturita Al-Qaeda è stata inizialmente finanziata da Siria e Arabia Saudita, ma poi il principale sostenitore economico è diventato l'Iran. Il leader politico è Yahya Sinwar, mentre a dirigere le operazioni terroristiche è Mohammed Daif, chiamato l'ospite perché non dorme mai nella stessa casa per evitare di essere catturato o ucciso. L'ala militare ha condotto numerosi attentati contro la popolazione ebraica e l'esercito israeliano, per rappresaglia, è penetrato 3 volte a Gaza per distruggere i suoi depositi di armi. In queste ore tutte le case dei dirigenti e le sedi di Hamas stanno venendo rase al suolo dai bombardamenti in risposta all'assalto di sabato scorso.